Questo che vedete davanti a voi è il nuovissimo panino di Ciccio Gamer 89. E chi se ne frega? E noi da bravi paguri non potevamo esimerci dal provarlo. Da bravi Hakuna Matata ragazzi, perché paguri. Perché iniziando a diventare Eros Ramazzo dal provarlo? Volevo fare la voce di Ciccio, ma ancora c'ho la gola in c***a. Infatti guarda, non mi viene bene. Hakuna Matata ragazzi! Non è il Ciccio a cui vi ho abituati ragazzi, mi dispiace. Victory Royale. Questo non c'entra niente in una scatola di un panino, però vabbè. All'interno di questa box c'è l'ultimo panino di Ciccio, l'amatriciano. E la nostra chiamata è andata più o meno così. Oh astro, vuoi provare il nuovo panino che ho fatto per te, amatriciano? Ah, l'ha fatto per te? Lo fa per voi. Ho detto Ciccio, mandamelo. Non so se farò il video, però lo potrei fare, ecco. Quindi mandalo. Va bene, bello mio, te ne mando un paio. Uno glielo mando pure a quello bronzo dei Jumpitech, va bene? È andata esattamente così. Nuovo pack, molto figo, devo dire, perché ci abbiamo il paguro che ha come... Scusa, ti ho involontariamente appoggiato della presenza. Il paguro che ha al posto del guscio il burger. Figo, non posso dire, a livello di marketing molto bello. Bello. Un applauso al grafico. Applauso al grafico. La domanda che ho fatto a Jumpy poco fa, perché lui ha ricevuto la box mentre io ero fuori, è: come mai la box è così piccola? Che minchia ne so. Perché adesso arriva separata. Purtroppo sono arrivati i panini separatamente. Mi sa che Ciccio se n'è andato al risparmio. E poi sempre qui dentro, sempre dentro la roba del frigo ovviamente. Sì, certo. E poi qui dentro in realtà ci sono due panini. L'amatriciano, che andiamo a vedere, è il pulled pork che abbiamo già assaggiato. Questi sono i pulled. Ingredienti del pulled. Questo qua abbiamo il bacon, non bacon, ma il bacon. Ciccio un grande. Qua abbiamo l'hamburger dell'amatriciano che mettiamo da questa parte. Un simpatico souvenir. Dai, bello però, con pure scritto l'amatriciano. Guarda che simpatico, anche una matata portachiave. Poi abbiamo tutte queste robe che sono sempre per il coso. E poi abbiamo il pecorino, ovviamente, che serve per l'amatriciano. Per la pura matata amatriciano. Per la salsa amatriciana. E poi abbiamo guancialotto. Fine, questi sono gli ingredienti del nostro amatriciano. Ingredienti super basic, super in realtà basic. Dovrà fare tutto il lavoro lei, perché se la salsa amatriciana non è giusta come ce l'aspettiamo, siamo veramente indietro. Pecorino, guanciale e hamburger. Beh, panino il nero farei. Il nero. Nel portachiave è nero, quindi Jumpitech a questo punto avrebbe dovuto uscire il manuale di istruzioni per seguire alla lettera il panino. Ma indovinato dov'è? A casa, bravo. Ovviamente, essendo che è nato per errore. Allora, amatriciano, guardate qui, una bella novità. Sì. Dobbiamo rosolare il guanciale. Caldo la padella antiaderente. Rosolare il guanciale per... fammi lavorare, levati dal caldo. Solo in caldo. E poi ricordiamo, non è che dobbiamo leggere tutto. Come no? Per farlo super croccantare, una volta cotto, disponilo in un piatto a parte. Ehi, che fai, Giorgio? C'è il video, piano. Sembra di fare i video con un quindicenne piena tempesta ormonale. Ora ci impuzziamo da fare schifo. Aspetta, ma è questo che è letale? Sì, fete. Un bel guanciale, bro te. Brodè è brother, però con l'accento, quindi brodè. Minchia, ti sei sprecato, Ciccio! Che purciaro, guarda qua quanto poco ne ha messo. No, no, è pezzettini piccoli, ma ce ne sono tanti, sono tipo 6 fette. Fai cacare, Ciccio! Lo apriamo bene, così lui si croccantizza, come direbbe Ciccio. Croccantare. Ti ricordo quando, anziché dire masterare, diceva masterizzare. Ma Ciccio ha i suoi problemi. Ha scritto bacon, che poi io penso l'abbiano fatto quelli di Cicilia Addict. Tre pezzi di guanciale, sei un purciaro. La cosa bella è che questo guanciale ora scompare, perché è molto grasso, però... E punto! No, però diventa super croccante. Ma che diventi super croccante io non lo metto in dubbio, sarà pure buono di qualità. Certo, però certo. Mi aspettavo che ne mettesse un po' di più. Certo. Quanto costa questo panino? Lo possiamo sapere, perché devo valutare anche il price. Cerca, per favore. Due panini 30 euro. Porco botto. No? 15 euro a panino. Un po'. Più che altro. Più che altro te li assemblare tu. Ci potrebbe. No, vabbè, quello ci sta. Però mettimi un po' più di guanciale. Cioè, no, due fettine in no, più. No, almeno. Ma questo per questo panino fra è giusta la quantità. Averne di più non sembra un cazzo. Più che altro 15 euro per un panino. Capote a cucinare però tu. Vabbè, ma che ti devi cucinare tu? Torno a ripetere. È come quelli di Mocio, è giusto che te li debba cucinare tu, fratello. Visto che non sta sparendo tantissimo. È grande, metti di lato e ci mettiamo l'hamburger. Che hamburger è? Perché è cambiato colore? Da quanti anni è che è nel tuo frigo? Da quando ti ho mandato il messaggio? No, 4 giorni. Fede. Non so di niente. Sì, che è fresco, che ci sei minchia. Facciamo una smesciatina, ma... No, no, perché? Perché? Tanto per goriardia. No, no. Ma perché no? Perché devi seguire la ricetta di Ciccio! Ciccio ci ha lavorato anni per farlo perfetto! Cazzo! Però è vero, raga. Onestamente, tutti i panini che abbiamo provato fino ad oggi sono strabuoni. No! Non sono strabuoni, sono Hakuna Matata strabuoni. Ah, per colata ci sta, noi pigliamo sempre per culo, però buoni. Io lo sai che ti stimo tanto, soprattutto perché ogni anno riesci a creare un meme nuovo. Allora, io toglierei il guanciale, no, che fete di carogna. Panino al carbone. Panino non è al carbone, è onnivore bite, secondo me. Ah, dobbiamo metterlo così, lo in dobbiamo forno. Dobbiamo tagliare. Chi te l'ha detto? Io. Voglio sapere, ora lo lancio. C'è scritto, e nel frattempo scalda il pane al forno. O non c'è scritto? Raggiunta la temperatura, metti il pane nel forno, toglilo dopo circa 5 minuti, tienilo più o meno tempo a seconda della croccantezza che desideri, taglialo a metà
quindi dopo. Dai, è venuto bollito. Te l'avevo detto, sì, sì. Alzalo la cuna matata forno qua. Quindi stiamo scaldando. Minchia, ora ci impuzziamo di nuovo. Oggi tutti lo studio. Oh, sono entrato e c'era l'odore. Senti, c'era profumo in questo studio quando siamo entrati. Che palle. Stiamo quindi bruscando il pane in forno. Il nostro guanciale è pronto. Sostanzialmente abbiamo finito. No, perché devi riscaldare questa al microonde. Vero. Eh sì, te lo dico, guarda. Scalda la cremosissima salsa alla matriciana in microonde per 30 secondi. Ma Ciccio mi ha detto per vie private, ah, devi scaldare molto, devi scaldare proprio bene. E poi aggiungere insieme al pecorino frattugiato all'interno del panino caldo. E ora goditelo. Però guarda che sta diventando, che bella crosta che sta facendo. Perché l'ho smesciato. Non c'entra che l'hai smesciato. Sull'antiaderente non si smescia. Sulla padella di ghiso o di ferra? Mamma, di ferra. Lui può scrivere frattugiato, io non posso dire di ferra. Questo salsa amatriciana, da cosa è composto, tu che ci hai parlato col sommo? Compa, come adesso è composto? C'è salsa, pecorino. E poi che mi piace la salsa amatriciana? Il guanciale ci dovrebbe essere. Sa di salsa e basta. No, salsa, beh, e pecorino, salsa e pecorino. Salsa e pecorino, ma quella è, tant'è. Sostanzialmente, però è abbastanza semplice anche come composizione. No, è molto semplice anche da fare. Sì. Adesso lo dobbiamo semplicemente assemblare. E poi siamo a una matata pronti. A una matata pronti. C'è un po' di idea, guarda che fumo. Che puzza che faremo. Infatti dai, basta. E poi la padella buttiamo al balcone. Mettiamo il balcone. Mamma mia, siamo dei criminali, cazzo. Stora. Cioè, ma guarda che cazzo di delirio. La con una matata panino. Aspetta, che lo prendo io l'ultima volta e l'hai lanciata. Ti ricordi? Nelle puntate precedenti. L'hai lanciato. Ma non è che lanci il panino a terra. Guarda che io già ho una bella intossicazione e ce l'ho avuta. A questo punto andiamo ad assemblare il panino. Taglialo. Devo dire, il panino mi ispira. Mi ispirava di più il carbonaro, che ricordiamo che ha avuto un ottimo successo. Prima l'hamburger. Questo ha sentimento, a cazzo de cane, come vuoi. Ovviamente ci saranno state le istruzioni, ma. No, non c'è, vero. Andiamo a mettere la nostra Hakuna Matata salsa. Allora, salsina. Vai, mettigliela tutta perché questa è quella che devi vedere, croccantezza al panino. Mettila pure sopra, va. Facciamo cremosità. Cremosità, sì, bravo. Metti adesso il pecorino. Allora, metti il pecorino a sentimento. Allora, potrebbe essere buono, ma non so, c'ho del risentimento. Il guanciale, il guancialotto. Così. Che lo andiamo proprio a scafazzare nella salsa. Sì, ottimo, guarda come sta. E poi andiamo a chiudere. Allora, prima di chiuderlo, non ha una brutta faccia, però adesso dobbiamo capire se la salsa ha fatto il suo, perché il guanciale siamo sicuri che sia buono. L'hamburger sembra buono. Sì, guarda qui. Quello che deve comandare è... Bello. Dai. Quello che deve comandare adesso è la salsa. Ora quando schiacci il smintito... No, un coltello più grande non l'abbiamo, frate. Esattamente crudo. Allora, l'aspetto non è male. Però ripeto, il carbonaro era molto più... Appetitoso, sì. Invitante. Cinci schiocca a una matata. No, buon appetito a tutti. Buon appetito a Titti. Buon appetito a tutti. Come che dici, Kido? Vabbè, ciao. Allora, non è male. È buono. È buono. A mio gusto personale, il carbonaro era una spanna sopra. Una spanna sopra, perché la salsa all'uovo era molto più golosa. Molto più sapida. Questo non è male, però... È buono però. La salsa così, cioè il pomodoro così, è il pomodoro. L'odore ci sento, è il pomodoro, è il basilico. Il pomodoro così spegne un po' tutto. Io poi sono fan della carbonara rispetto alla matriciana. Però è un altro mozzico, vedi che mi è arrivato un sapore guanciale. Ce ne volevo di più, torno a ripeterlo. Sono d'accordo che ci voleva un po' più di guancialotto, onestamente. Però è un buon panino. Cioè, più che altro diventa veramente super cremoso con tutta. Diventa super cremoso con tutta questa salsa. A me piace, però. È buono, però, oltre, diciamo, a dover esserci più guanciale, che dava appunto quella croccantezza in più, in linea di massima lo rimangerei. Però se dovessi scegliere tra il pulled... Il pulled era pure spaziale. Tra il pulled, il carbonaro e questo, onestamente sceglierei gli altri piuttosto che questo. Ma comunque va... Ci sta? Va a sentimento, cioè noi preferiamo quello, magari qualcuno di voi preferirà questo. Ci sta che lui abbia fatto la matriciana, essendo romano, è come se noi non facessimo il panino con il cannolo. È come se noi non facessimo il panino con le sarde, che è tipico della riviera romagnola. Spero che il video vi sia piaciuto, ragazzi. Fateci sapere con una mattata tutti quale preferite. Se siete dei paguri con il guscio nero o dei paguri con il ciccio burger. No, se siete hashtag ciccio carbonaro, hashtag sì, ciccio. Sì, però ormai sta appoggiando tu, amiche, una mano. Questo guardo così carino, ti è piaciuto forse? E tu che team sei? Victory carbonaro, ciccio pulled, ciccio bacon o ciccio Nutella? Sì, quando vuoi siamo qui per dare la nostra... Se ci vuoi pagare ogni tanto per fare questi addivo a gratis... Posso
posso dire? Sono d'accordo, Ciccio. Sei un purciaro del cazzo. Fai una cosa, non metterci il guanciale in più, ma dammi i soldi a me. Che ne necessito. Comunque va bene. E in quel caso la quantità di guanciale era giusta. Era giustissima. E la salsa era wow, ottima. No, la salsa è buona. Dai. Ci vediamo al prossimo video. Minchia, Serie A.